Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. È passato parecchio tempo dal mio ultimo video. Ho pensato di ritornare perché insomma mi piace fare il video e se il tempo me lo permette continuerò a farlo. Come primo video, giusto per rompere il ghiaccio, ho pensato di farvi vedere tutti i libri che ho acquistato in tutti questi mesi. Sono parecchi libri, sono più di 40 libri e spero che il video può essere del vostro gradimento. Mi sarà abbastanza difficile di parlare in questo video, ma se il video è del vostro gradimento lasciate un like, iscrivetevi al canale. Da tutti questi libri acquistati in questo periodo io ne ho letti parecchio e se il libro è stato già letto vi dirò se mi è piaciuto o no. Io non sono un critico, non sono un esperto, sono soltanto una persona che legge parecchio e a me in genere non piace quando qualcuno dà dettagli riguardo al libro. Mi basta sapere che il libro è stato bello o no, poi magari più in lì vado a scoprire da sola la storia che è dietro le sue pagine. I libri acquistati sono nuovi o acquistati al negozio dell'usato e iniziamo prima con quelli acquistati nuovi, anche perché sono di meno. Sono parecchi anche i libri acquistati nuovi, come potete vedere pure voi, la pila è abbastanza alta, li appoggio qua da qualche parte in modo di essere più facile anche per me. Comunque vi posso dire che lì dietro ci sono i libri usati che sono davvero tantissimi. Il primo libro è Il bugiardo di Nora Roberts. Io l'ho acquistato su Amazon, l'ho pagato 3 euro e qualcosa, l'ho già letto. In realtà l'ho appena finito di leggere, mi è piaciuto parecchio. Dovete essere attenti alle offerte su Amazon perché potete trovare dei libri interessanti che costano davvero pochissimo. Poi ho comprato Madeline Miller, La canzone di Achille, già letto, e mi è piaciuto assai. È un libro che tutti conoscono. È stato molto popolare in questo anno. L'ho preso nella libreria e l'ho pagato 11 euro. Sempre Madeline Miller, Circe. Anche questo libro è famoso, non c'è bisogno di dire altro. Mi è piaciuto e ho pagato per lui 12 euro. Ah, Ipercopo ho trovato il libro Io sono leggenda di Richard Matheson. Ho pagato per lui 7,50 euro, aveva un sconto di 50% e ho detto deve essere mio. L'ho letto e mi è piaciuto tanto, avevo visto il film e anche lui un film molto bello con Will Smith. Se ancora non avete letto il libro o non avete visto il film, sono entrambi bellissimi. Sempre uno dei libri famosi di questo 2022 è L'uomo delle castagne di Søren Sveistrup. Probabilmente sto sbagliando tutti i nomi, ma questa è la realtà. Questo libro ha costato 13 euro ed è stato un libro molto interessante. Mi è piaciuto davvero tanto. Ho visto anche la serie TV che anche lei è stata bellissima. A casa prima di sera di Riley Sager, con un prezzo di copertina di 16,90 euro, un libro davvero davvero bellissimo, con una casa infestata, mi è piaciuto tanto. Poi l'errore di questo anno, diciamo il libro che mi ha deluso di più di tutto quello che ho comprato e ho letto, è stato Il quadranti del cash flow di Robert Kiyosaki. L'ho preso su Amazon a un prezzo di 16,50 euro. È un sequel dal libro Rich Dad, credo che quello è. Sì, padre ricco, padre povero. È stato un periodo in cui provavo a vedere se riesco a mettere
la mia mente in ordine di poter avviare un'attività. Purtroppo questo libro non è che non mi ha aiutato, ma è stato difficile a capirlo. L'avevo scoperto su YouTube a qualcuno che lo consigliava per quello che serviva a me. Purtroppo è un libro ripetitivo, non si arriva da nessuna parte, l'ho dovuto abbandonare a più di metà del libro, probabilmente in un giorno. Giusto per sfizio, andrò a finire anche l'ultima parte del libro, ma no, non fa per me. Sempre su Amazon sono riuscita a trovare un libro di Kenny Slaughter, L'orlo del baratro. L'ho pagato pochissimo, su 2-3 euro non di più, e l'ho già letto e a me che risultato piace tantissimo, perciò ogni libro che magari riesco a trovare a poco acquisto a occhi chiusi. Inspira, espira, uccidi di Carsten Duss è stato un libro che avevo visto su Instagram nelle novità dell'anno, ma l'ho visto anche a casa di mia cognata e sono stata davvero incuriosita dalla trama, lo volevo assolutamente leggere, perciò appena possibile ho fatto un ordine su Amazon e l'ho preso. E devo essere sincera, non sono stata delusa per niente perché è stata una lettura piacevole, scorrevole, che mi ha fatto anche sorridere parecchio. Se non sbaglio, è il primo libro da una serie, da una trilogia, non sono sicura, ma comunque ci saranno altri e io non vedo l'ora di comprarli tutti. Sempre nelle novità di questo anno è stato anche It Ends With Us di Colleen Hoover. A un prezzo di 15,90 euro. Preso e anche letto. Letto in un giorno, è davvero molto piccolino, è una storia emozionante, mi è piaciuto parecchio. Volevo iniziare a leggere pure io i libri di Leigh Bardugo. Il primo della serie è Il Tenebre Ossa, dal mondo Grishaverse. Spero che non sbaglio niente. Il suo prezzo è stato di 17,90 euro, comprato, letto, visto anche la serie TV e adesso, appena possibile, voglio prendere anche il prossimo. È uscito a marzo, se non sbaglio, non sono molto sicura, Aurora's End di Amy Kaufman e J. Kristoff. Il terzo e ultimo libro di Aurora Cycle, lo aspettavo tantissimo e sinceramente non mi ha deluso. Ho dovuto acquistare Il marciume di Siri Patterson, è il secondo libro dalla trilogia Riven Rings, il sequel della figlia di Odino. Mi manca il terzo. E ho finito di leggere tutto. È una lettura che a me è piaciuta parecchio, adesso lo sta leggendo mio marito. Non vedo l'ora di acquistare e leggere il terzo. Davvero belli questi libri. Ultimo libro, in quello che riguarda i libri nuovi, è stato un libro molto atteso che appena uscito nelle librerie sono andata di corsa a prenderlo, l'ho pagato 24 euro, ma credetemi, ne è valso ogni singolo centesimo. E si parla della La Dea in Fiamme di R.F. Kuang, è il terzo ultimo libro della trilogia. È un fantasy, ma è scritto così bene che anche se le pagine sembreranno tante, si legge davvero facilissimo. Non puoi lasciare il libro dal mano di com'è interessante. Non mi ha deluso, mi è piaciuto tantissimo. È una trilogia che io vi consiglio se vi piace il fantasy. Adesso iniziamo con le pile di libri presso nel negozio dell'usato o dai mercatini dell'usato. Il primo è The Key, la chiave di Joe Vitale. L'ho pagato 1,99 euro e fino in questo momento non l'ho ancora letto. Sono riuscita a trovare due libri di Nietzsche, uno è Al di là del bene e del male, che ha costato 1,50 euro. E il secondo è Così parlò Zarathustra, che
per quale ho pagato 1,96 euro. Fino adesso non li ho letto, ma diciamola che per me sarebbero delle riletture, perché al liceo avevo già letto questi libri. Poi sono riuscita a trovare Il profumo di Patrick Süskind, per quale ho pagato 2,35 euro. Libro già letto, interessante, molto interessante, mi è piaciuto. Non mi è piaciuto così tanto, purtroppo, L'eleganza del riccio. Quale ho pagato 2,55 euro. Una lettura interessante, ma mi aspettavo molto di più. Sempre un tesoro trovato all'usato è L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Oliver Sacks, che però non mi ricordo quanto ho pagato. Ho trovato anche La signora dei funerali di Madeleine Wickham, meglio nota come Sophie Kinsella. Libro per quale ho pagato 2 euro, già letto, ma purtroppo diciamo che a me non è piaciuto. Sophie Kinsella mi piace tantissimo, ma purtroppo non questo libro. 1984 di George Orwell, che ha costato 2 euro, purtroppo non l'ho letto perché sono certi libri che hanno bisogno di una certa attenzione e di un certo mood per poter essere letti. Io aspetto quel mood per poter dargli tutta la mia attenzione. La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo di Audrey Niffenger, libro che ha costato 3 euro, neanche a lui è stato un libro letto, aspetto il momento giusto. All'usato sono riuscita a trovare anche qualche libro di Stephen King, ed è sempre una gioia per questo. Colorado Kid ha costato 2 euro questo libro, l'ho già letto e mi è piaciuto tanto. Poi abbiamo Torno a prenderti, che ha costato 2 euro, libro già letto e piaciuto. Rose Mother, che ha costato 3 euro, libro ancora non letto. Sono riuscita a trovare Le notti di Salem in un'edizione illustrata, per quale ho pagato 5 euro. Libro letto e amato alla follia. Ultimo libro di Stephen King è La casa del buio, che ancora non ho letto e per quale ho pagato 5,60 euro. Ma non vedo l'ora di leggerlo. Un'altra pila di libri. Boris Pasternak, Il dottor Zhivago. Non mi ricordo quanto ho pagato per questo libro, ma ancora non l'ho letto. Sempre nella stessa edizione, oppure Herman Hesse, Narciso e Bucadoro e Il lupo della steppa. Poi c'è Nora Roberts con Il mistero del lago, per quello ho pagato 2,55 euro. Libro già letto che mi è piaciuto tanto. Ho trovato anche Fight Club di Jack Palahniuk, che è costato soltanto 2 euro e che ancora non ho letto perché aspetto il momento giusto. Bram Stoker Dracula in questa edizione. Il maestro e la Margherita di Mikhail Bulgakov, che non ho ancora letto. Joan Harris, Profumi, giochi, cuori infranti, che è una raccolta di racconti che però fino al momento non ho letto. Si continua. Ho qui tre libri di Alessia Gazzola che ho scoperto da poco e devo dire che mi piace tantissimo il modo in quale lei scrive. Allora, Non è la fine del mondo, libro che ha costato 2,55 euro, ho già letto e mi è piaciuto abbastanza. Poi due libri, credo che fanno parte da una serie. Il primo è L'allieva, che ha costato 3,45 euro, ho già letto e mi è piaciuto. Poi sono riuscita a trovare, sempre all'usato, Le ossa della principessa, per quale ho pagato 3 euro. Mi manca il secondo libro della serie, se non sbaglio questo è il terzo, non
Non sono molto sicura, ma comunque non posso leggere questo perché mi mancano gli altri. Sono riuscita a trovare anche Il bambino di Sebastian Fitzek. Questo era un libro di quale mi ricordavo. Avevo visto qualche youtuber, booktuber, diciamo. È un psicothriller, dicono loro. L'ho già letto. L'ho pagato 2,95 euro. Diciamo che mi aspettavo molto di più. È stata una buona lettura, ma mi aspettavo molto di più. Il diavolo veste Prada di Lauren Weisberger, un libro famosissimo che a me è piaciuto tanto. Sono riuscita a capire che però è il primo libro da una serie di libri che non sono riuscita a trovare da nessuna parte, questo è l'unico. Spero che in un giorno sarò abbastanza fortunata di trovare anche i suoi sequel. Sono riuscita a trovare anche L'ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón, che se non sbaglio è il primo libro da una serie. Ancora non l'ho letto. L'ho pagato 3 euro. Zoe Heller, La donna dello scandalo. È costato 3,35 euro, l'ho già letto, una storia interessante. La strada di Cormac McCarthy. Questo libro è costato soltanto 3,65 euro, è un libro che si legge in un fiato, molto molto breve. L'avevo iniziato e poi l'ho abbandonato, e poi ho trovato il momento giusto per leggerlo e l'ho letto davvero in pochissimo tempo, un giorno, neanche un giorno. È stato un libro cupo, emozionante, da brividi, mi ha fatto anche piangere alla fine. Ve lo consiglio assolutamente. Paradiso Amaro di Kawi Hart Hemmings. È un libro che è costato 3 euro, l'ho già letto e ho visto anche il film perché, insomma, anche il film è molto bello, ve lo consiglio. Pomodori verdi fritti al caffè di Whistle Stop di Fanny Flagg. Un libro che è costato 2,50 euro, che io ho letto e è stato fantastico, mi è piaciuto tantissimo. A un mercatino dell'usato sono riuscita a trovare un libro che neanche sognavo, Uccelli di rovo di Colin McCulloch. È un libro che io ho letto parecchio tempo fa, mia madre lo aveva nella sua libreria e quando ho visto poi questa edizione abbastanza vecchia, sono stata davvero felice e ancora non l'ho letto, lo devo assolutamente leggere. Probabilmente sarà la mia prossima lettura. Lo mettiamo da parte. In verità è meglio mentire di Kerstin Gier. Il suo prezzo è stato di 2,45 euro, l'ho letto, ma se non sbaglio non è niente di che. Lo stesso posso dire anche di Una scelta d'amore di Christian Hanna, un libro di intrattenimento. Perfetto per quando, diciamo, non hai il mood giusto per leggere libri un po' più pesanti, comunque questo è stato un libro per cui ho pagato 2,95 euro. E adesso siamo arrivati all'ultima pila di libri comprati usati. Eccoli qua: Follia di Patrick McGrath, libro per cui ho pagato 3,95 euro in questa edizione un po' vecchia. Se non sbaglio, adesso nelle librerie si può trovare un'edizione più nuova. Ancora non l'ho letto perché aspetto il mood giusto. Katie Slaughter Corpi. Ancora non l'ho letto perché fa parte da una serie. Ha costato 3 euro. Michael Connelly, La strategia di Bosch. Già letto perché io leggo tutti i libri dalla serie di Bosch. Ovvio che mi è piaciuto. Sempre Michael Connelly, L'uomo di paglia. Se non sbaglio il secondo libro di una serie, perciò non ho avuto l'opportunità di leggerlo, aspetto di riuscire a trovare anche gli altri. La stessa storia anche con Hannibal di Thomas Harris.
Purtroppo non ho il primo libro, perciò mi è impossibile iniziare a leggere questo. L'ossessione di Wolf Dorn, questo è un libro dopo la psichiatra, un libro famoso che io avevo già letto, ho letto anche questo e mi è piaciuto parecchio. Il piccolo amico di Donna Tartt. Questo è un mattone, ancora non l'ho letto perché diciamo ho finito da poco Il Dio di Illusioni, ho bisogno ancora di riprendermi, ma lo leggerò a breve, il suo prezzo è stato di 3,65 euro. L'ultimo libro è Knightsville di Carsten Stroud, che è stata una delusione, non mi è piaciuto per niente, ho fatto fatica ad arrivare all'ultima pagina, ma l'ho fatto. Ha costato 3,05 euro. E questo è tutto, sono tutti i libri acquistati in tutti questi mesi. Spero che il video è stato del vostro gradimento. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo. Ciao!